Siamo lodati Gesù e Maria. Il tema di questa domenica, il quattresimo del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, è quello del perdono dei peccati, in particolare dei peccati commessi dalle persone personalmente contro di noi. Il Vangelo di oggi, diciamo che chiude un pochettino complementare a quello di domenica scorsa, tanto è vero che nel Vangelo di San Matteo si trovano nello stesso capitolo 18. Se ricordate, domenica scorsa c'era il Vangelo sulla correzione fratella. Quindi se tuo fratello pecca, prendilo tra te e lui. Opera di misericordia spirituale, ammonire i peccatori. Attenzione, si parla di un peccato oggettivo, non è un peccato personale. Gesù non dice se tuo fratello pecca contro di te, rimprovera. Se tu vedi commettere un peccato, quindi vedi che una persona sbaglia oggettivamente e con carità e misericordia ti fai vicino a lui per farglielo delicatamente notare. Poi avete sentito la predica della settimana scorsa con tutti gli annessi e connessi, le puntualizzazioni, le spiegazioni che Gesù dà in questo contesto. Oggi siamo in un'altra opera di misericordia spirituale che è personalizzata, che è perdonare le offese. Il Vangelo, la domanda di San Pietro è: quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me, quindi che mi ha fatto del male personale a me? D'accordo? Quindi il contesto è differente, non è un peccato oggettivo e quindi un'opera di misericordia fatta per il bene di quell'anima, ma è un peccato che si riversa contro di me e quindi è un atto di superamento del mio istinto naturale a rivalermi del male subito, un giorno di potersi lacere, avere rancore, peggio ancora, provare vendetta o reagire al male con male. Quindi questo è il contesto di oggi. Dobbiamo, per capire bene questo Vangelo, decodificare un pochino di simboli e di numeri soprattutto, perché quando San Pietro gli dice fino a 7 volte, già ne stava dicendo una grossa, non tanto per il numero, perché 7 volte insomma, è un bel numero, secondo le fa 7, però non è un grande numero. Ma voi sapete che nella Bibbia 7 rappresenta il numero della perfezione. In quanti giorni Dio ha creato l'universo secondo la Genesi? 7. Noi sappiamo che questo è vero anche dal punto di vista scientifico, perché se noi prendiamo un prisma e lo puntiamo verso la sorgente di luce, quanti colori escono fuori da quel prisma? Quanti sono i colori dell'iride? Sono 7, non sono né uno di più né uno di meno. Dentro l'organo che stanno magistralmente suonando i nostri cantori, quante note ci stanno? Quante sono le note musicali? Ma sono 7, non sono né 8 né 6. Quindi capite, questa perfezione del numero 7 non è soltanto, diciamo, biblicamente fondata, ma è anche proprio naturalmente, ontologicamente, perdonatemi questa grande parola un po' difficile, fondata, no? Quindi già volevo dire, perdono perfetto, no? Gesù che rincara la dose, cioè, 70 volte 7, cioè 7, attenzione, moltiplicato l'altra volta 7, che già sarebbe quadrato questo, per 10, c'è proprio il numero 10. Attenzione, che cosa va ricordato il numero 10? 10 indica il numero della totalità della Bibbia. Quanti sono i comandamenti di Dio? Sono 10, non è che qualcuno ci pensa, sono 8 o sono 7, questo non mi sta bene, questo non sono d'accordo, io se non vado a messa non c'è niente di male, io se mi gestisco la sessualità come pare non c'è niente di male, quindi lasciamo da perdere il terzo, il primo, il terzo e il sesto oggi sono diventati un optional per molti, no, sono 10. Erano 10, sono 10 e saranno 10 fino alla fine del mondo. Quindi in quei 10 comandamenti c'era chiusa la totalità, diciamo, della volontà di Dio generale per tutti gli uomini, cioè quel minimo per rimanere dentro quella che nella Bibbia si chiama la giustizia, che è il dare a Dio quello che è di Dio e dare al prossimo quello che è del prossimo. Quindi dire 70 volte 7 vuol dire la perfezione, per la perfezione moltiplicata la totalità, cioè sempre. Gesù sta dicendo subito, perdonare sempre, regola numero uno, sempre, quindi, ma sempre. Poi narra la paraboletta, e adesso vedremo, dice, ma perdoniamo proprio tutto? Qualunque cosa bisogna perdonare, questa è una parte troppo grossa, dice sempre va bene, ma perdoniamo proprio tutto? E allora fa la paraboletta. Qui dovremmo fare un pochino di equivalenze. Allora, attenzione, c'è un padrone, capite benissimo che il padrone rappresenta Dio, c'è un servo, uno di noi, che gli deve 10.000 talenti. Questa somma, adesso vi farò le
le equivalenze, ci vorrebbe un ricco sfondato, un sceicco, insomma un Berlusconi di turno per poterla pagare, perché è una cifra assolutamente esorbitante. Adesso dopo vi dirò esattamente quale, facendo un po' di equivalenze le trasformiamo in euro. Questo non c'è niente da fare, d'accordo? Viene minacciato di essere venduto là per pagare e il padrone glielo condona, questo debito è enorme. Dopodiché c'è un altro servo come lui, quindi qualcuno che ha un debito. Attenzione al discorso dei debiti, no? Perché Gesù è intelligente. Il padre ha qualcosa sui debiti. Cosa diciamo al Padre nostro? Per poco? Rimetti a noi i nostri debiti. Mica ci abbiamo i debiti pecuniari con il Signore, no? Che debiti ci abbiamo con questo Signore? I peccati commessi. Perché il peccato offende Dio, non offende principalmente il prossimo uomo, offende Dio, secondo il catechismo di Santa Madre Chiesa. Come noi rimettiamo i nostri debitori, cioè quelli che hanno offeso noi. Quello che ha fatto veramente qualcosa di male, non è che non ha fatto, no, ha fatto del male, ha fatto qualcosa di male, ma ha parlato male dietro, mi ha calunniato, mi ha offeso, mi ha ingiuriato, mi ha infamato, mi ha menato, mi ha gonfiato, quello che vuoi fare, d'accordo? Un male oggettivo, un debito, quindi questo la dovrebbe pagare perché ha fatto una cosa ingiusta nei miei confronti. Qual è questo debito? 100 denari, d'accordo? E poi questo gli va a tirare il collo, non è misericordioso, e quando lo salvatore dice sì, bene, in galera lui e tutti quanti fino a quando non ha pagato 10.000 talenti, cioè per tutta l'eternità, perché non troverà mai tutti quanti quei soldi, poveraccio, adesso vedremo per pagare. E poi attenzione, così farà il mio Padre Celeste a ciascuno di voi, attenzione, se non perdonerete di cuore al vostro fratello, non solo perdonarlo di cuore. Equivalenze, allora, l'equivalenza proprio in senso stretto, un denaro nella Bibbia era il salario di un operaio a giornata, d'accordo? Quanto pierà un operaio oggi al giorno? 40 euro, 50 euro? D'accordo? Facciamo 50 euro. 100 denari quanto so? 5.000 euro. Insomma, 5.000 euro, insomma. Allora c'è un piccolo problema. Per fare un talento, sapete quanti denari ci volevano? 6.000 denari. Se moltiplichiamo 6.000 denari per 50, 6 per 5 fa 30 e siamo a 30.000, più uno zero sono 300.000 euro. Quindi attenzione, un talento sono 300.000 euro. Per 10.000? Cioè, 300.000. 3 milioni, 30 milioni, 300 milioni, 3 miliardi di euro. Sono tanti, 6 mila miliardi di vecchie lire. C'è qualcuno che ce l'ha? Faccia la donazione della Chiesa, così la sistemiamo tutta quanta. Con tutti questi soldi, dove fare caldo nel freddo, 1 milione di euro, li dà subito, no? Chi ce l'ha? Ce l'ha nessuno? Allora, attenzione che Gesù è intelligente, non usa questa cifra a caso. Perché questo debito ce lo portiamo tutti nei confronti di nostro Signore, tutti, nessuno escluso, da qui a di là me compreso, nessuno escluso. Noi abbiamo 6.000 miliardi di vecchie lire di debito con nostro Signore. E per quanto grossa te la possa aver fatta qualcuno, 5.000 euro, che vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Quindi capite che con questo numero cosa sta dicendo il nostro Signore? Non basta perdonare sempre, ma occorre perdonare tutto. Perché per quanto grossa te l'abbiano fatta, è sempre meno grossa di quella che hai fatto tu. Guardate, i maestri di spirito dicono, basta che tu in vita tua hai fatto una sola volta un peccato mortale, che c'è questo tipo, uno solo, uno, in tutta la vita. Non si è andato a messa una domenica senza che ci fosse una grave motivazione. Già questo è un peccato mortale, d'accordo? Secondo il catechismo di Santa Madre Chiesa, non secondo me, aprire e leggere per chi non ci crede, d'accordo? Una volta in tutta la vita. Dice, ma se io sono come Santa Gemma Cagliani, Santa Gemma Cagliani, beata a lei, diceva al confessore che il peccato non lo faceva quasi mai, era stato confermato in grazia. C'è un problema però, pure Santa Gemma Cagliani c'ha il peccato originale, è stata battezzata. Quindi in Adamo tutti quanti abbiamo contratto questo debito, pure se fossi il più santo che esiste sul pianeta Terra. E ricorda
che ammesso e non concesso, quasi sempre non concesso, d'accordo? Che tu grossi peccati non li faccia, ma non è che grossi peccati non li facciamo, è che noi i peccati non vogliamo vedere i nostri, vogliamo vedere quelli degli altri, i nostri no. E se qualcuno ci fa, come domenica scorsa, ammonire i peccatori, e la prima lettura la comandava di farlo alle autorità, cioè a parroci, genitori e governanti, se ti dicono guarda questo è un peccato, poi chi l'ha detto che è peccato di subito, dici tu questo qui, d'accordo? Non accettiamo la correzione né l'esortazione. Quindi a ammesso e non concesso che tu non ce li avessi peccati, sapete San Francesco che cosa faceva? La conoscete l'aneddoto con Frate Leone? San Francesco è sempre molto molto istruttivo, d'accordo? Molto istruttivo. E ricordate che il Papa ha scelto il nome Francesco per San Francesco, quindi sappiamo molto da meditare su San Francesco. San Francesco stava sempre a dire a Frate Leone, dice frate Leone, prega per me, perché io sono il più grande peccatore della terra. Grande peccatore, e non lo diceva per retorica, d'accordo? Il grande peccatore della terra. Frate Leone stava lì, quindi con una testolina così, diceva bene padre. E poi San Francesco piangeva. Non è che piangeva per scherzo, sapete che San Francesco, al termine della vita, stava diventando cieco. Non è, gli fece un intervento, una cauterizzazione con il ferro rovente sul nervo dell'occhio, a pelle. Lui quella volta gli scappò la debolezza di dire: ti prego, frate Foco, di non farmi troppo male, dopo tutte le penitenze che aveva già fatto. Pensate che ti prendono un bello spuntone di ferro e te lo ficcano dentro il globo oculare a pelle, senza anestesia. E sapete perché era cieco? Per tutti i pianti che si era fatto. Ci sono le fonti francescane, non sono le idee mie, chiamate a Monsignor Accrocca, che sta a Vescovo di Benevento, che saluto di San Francesco, e vado a raccontare, insomma. Allora, piangeva sui suoi peccati. E insomma, una volta, due volte, tre volte, un giorno Frate Leone, padre, lui dice: scusa un attimo, padre, io però ce la faccio più da te, io devo dire una cosa, Dio mio. Che? Dimmi, frate. Dico, ma con il dovuto rispetto, tu stai sempre a dire che sei un grande peccatore, cioè, forse quando eri giovane, ma io da quando ti conosco, vedo che tu stai tutto il giorno a pregare, vai in giro scalzo, c'hai uno straccio addosso, dormi sulla pietra, fai dei flagelli, tutte queste cose qua, e predichi il Vangelo. Porti la pace ovunque vai, uccidi le persone, fai sta zitto un po' di punti, ma mi spieghi dove stanno tutti quanti sti peccati? Sapete che ha risposto da Francesco? Grande San Francesco, vedi, umiltà. Dice: sì, frate Leone, è vero, io per grazia di Dio, ultimamente, per grazia di Dio, non perché sono un superman, i peccati gravi non li faccio. Però, se non ci fosse la grazia di Dio che mi assiste, io li farei peggio del peggiore dei peccatori del pianeta Terra. E questo lo diceva non tanto per dire, ma convinto di questo. Capite perché il vizio capitale della superbia è detestabile sommamente? Perché se fosse vero, ammesso e non concesso, i grossi peccati non li fai, te la metti in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento e bacia la terra. Perché vuol dire che la grazia di Dio ti custodisce e ti preserva, non è perché tu sei un grande o un superman. Se è vero, non so, e diceva, e io sono anche convinto, quindi, se la grazia non lo preservasse, io sarei il peggiore. E, diceva ancora, se altri avessero ricevuto la stessa grazia che ho ricevuto io, sarebbero diventati molto più santi di me. Comprì? Quindi capite, non ci abbiamo scampo dinanzi a questo. Guai a noi se qualcuno si ritiene un padre eterno. Il nostro caro Papa, sapete tutti quanti, quanto anche per se stesso chiede di pregare, anche di sé dice di essere, lo capite, che essere peccatore, questa coscienza profonda, non vuol dire che non pensate che il Papa faccia peccati mortali o cose di questo genere, capite? Ci sono gradi diversi di dire questa cosa, cioè uno può dire io sono un peccatore quando si converte, alludendo con questo veramente a tutta l'altra una serie di peccati gravi che ha commesso e di cui vuole liberarsi attraverso la confessione. Diciamo, questo è essere peccatore in senso stretto, ma peccatore lo rimaniamo tutti quanti, nel senso che appena spiegato San Francesco, nel senso che oltre ai peccati quotidiani che facciamo per debolezza o ad altri che magari facciamo, la domenica scorsa, ecco, ieri sera dicevo, chi si vendica ha la vendetta del Signore. Qual è un modo per vendicarsi
raffinato secondo voi, non è uno pensare uno che ha fatto qualcosa, non vado e gli sparo in testa, no, il modo più facile e più semplice per vendicarsi di qualcuno con cui ce l'abbiamo qual è secondo voi? Parlarne male in giro, e va subito, gli butto una montagna di fango addosso, questo mi sta antipatico, questo non lo sopporto, questo penso che mi abbia fatto qualcosa, via, fango a tutto spiano addosso. E che non è vendetta questa qui? Vendetta da grandissimi vigliacchi. Perdonatemi di queste cose qui, perché mi conosciate un pochino. Io ho bisogno delle vostre preghiere per convertirmi, d'accordo? Ma se c'è una cosa che proprio faccio fatica a perdonare, Dio mi perdoni, la devo perdonare perché sono 100 denari, è quando vedo i vigliacchi, cioè quelli che agiscono alle spalle, nascostamente, e magari davanti ti fanno il sorrisino. Questo faccio proprio tanta fatica, ci provo, perché il nostro Signore dice che bisogna provarci, pregando anche per chi fa queste cose, anche nei miei confronti, ma pregate anche voi per me, perché vi confesso la debolezza che su questo faccio tanta fatica. Scrivono di questo, e come diceva il buon vescovo Monsignor Petrocchi, sapete, Monsignor Petrocchi scherzando, quando incontrava certe persone, diceva, questa persona è un abitante della città di Cafonia, come conoscete la città di Cafonia, no? Quindi dei modi di fare, insomma, un po' così, che si fa sempre tanta fatica, diciamo così, a superare, a perdonare e a amalgamare. Sappiate che insomma, queste sono grosse fatiche anche per me, quindi chiedo anch'io, mi permetto di chiedere come il Papa una preghiera per essere aiutato in queste piccole cose, no? In ogni caso il discorso è assolutamente perdonare sempre, perdonare tutto, e ovviamente segue che essendo tutti quanti le altre persone nel pianeta Terra, servi come noi, chiunque sia, no? Puoi essere Papa o puoi essere l'ultimo poveraccio del pianeta Terra, ma sempre un essere umano sei, quindi si perdona tutto, sempre e tutti. Queste tre cose dobbiamo ricordare, sempre, tutto e tutti. Attenzione alle forme raffinate di vendetta e attenzione al tarlo della superbia, i farisei di cui parla il Papa, quelli che pensano di essere giusti e stanno a parlare male a destra e a manca di tutto il circondario, che guardano solo i peccati degli altri ma non guardano quelli dei propri, e questi al nostro Signore lo fanno arrabbiare, tra virgolette, lo facevano arrabbiare allora e lo fanno arrabbiare oggi, d'accordo? Perché noi del prossimo dobbiamo imparare a vedere i pregi e valorizzarli, i peccati perdonarli e dimenticarli, di noi stessi i pregi minimizzarli e i peccati guardarli bene in faccia, in spirito di apertura, conoscendo anche quelli che pensiamo di non avere o che ci autoconvinciamo nella nostra superbia di non avere, altrimenti la grazia di Dio non ci aiuta e non viene il nostro soccorso. Chiediamo a Maria Santissima che il Madre di Misericordia che ci aiuti e ci faccia comprendere la bellezza del perdono chiesto e ricevuto. Sapete, se c'è una cosa su cui è esperto il Papa è questo, quindi non è forse un caso che la Divina Provvidenza l'abbiamo dato per questo tempo, perché forse è tempo di riscoprirci bisognosi di misericordia e larghi nel concedere ai nostri fratelli la misericordia. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.